Patrizia Scerbo, titolare del negozio del centro estetico Benessere e bellezza di Camanzarino. Patrizia, come mai sei qui alle finali nazionali di Ragazza Moda e Spettacolo? Allora, io a questo evento mi trovo in veste di sponsor e di giuria. Sponsor e giuria. È la prima volta che faccio parte di questo evento per questa manifestazione. È una bella manifestazione, mi sono molto divertito, ho visto belle ragazze, è organizzata anche molto bene questa manifestazione. Di cosa ti occupi nel tuo, diciamo, centro di Catanzaro Lido? Allora, io sono un centro epilazione specializzata in laser. Mi occupo anche di estetica oncologica. Cioè? In Calabria è qualcosa che ancora deve partire, cioè mi occupo di trattare i pazienti oncologici con trattamenti estetici. Logicamente parliamo di persone che hanno avuto tumore, principalmente tumore al seno. Sono stata a San Raffaele a fare un corso e lì mi sono specializzata in questi trattamenti estetici per le persone malate di tumore al seno, ovvero aiutare le donne a essere belle anche nella malattia. Una cosa nuova che da qui a qualche mese faremo anche degli eventi per poter far conoscere anche questa bella cosa. Un'attività che è già iniziata, hai già fatto degli interventi, diciamo, se così si possono chiamare? O... Siamo in fase di farmi conoscere. Adesso io mi occupo, non ho, ho amici a cui ho fatto queste cose, però a livello farlo conoscere di più questa cosa, vorrei fare una bella manifestazione, trovare anche qualche associazione per raccogliere fondi per poter aiutare la Lega Tumore. Un discorso sicuramente molto più importante di quello che stiamo per fare, perché bene o male qua siamo a un concorso di bellezza, sì. Tu sei in giuria, sì. Hai votato per le Miss, sono state elette tante Miss già, stasera la serata finale, sì. Moda, però so che hai anche assegnato una fascia. Sì, la ragazza Anna, la fascia Anna Chiappetta, la fascia di benessere e bellezza. E di dov'è Anna? Abita a Cosenza. Ah, è calabrese, hai premiato una calabrese. Sì, ha 14 anni, ma promette bene perché è veramente una bella ragazza. Ho capito. Va bene, stasera hai una tua preferita per la Moda Italia o ancora vuoi vedere bene le... No, preferisco, perché è più di una, quindi preferisco ancora... Osservare bene. Osservare prima di decidere. Non vuoi fare un pronostico? No. Ok, grazie. Grazie.